altro incontro con Giovanni Matera, imprenditore, titolare di Matera Arredamenti, ma in questa sede soprattutto lo ci serviamo, approfittiamo della sua disponibilità come esperto di marketing, di corsi di formazione. E devo dire che la sua pubblicazione, la cassetta degli attrezzi, è davvero un patrimonio di idee, di spunti. I capitoli sono tantissimi e noi un po' alla volta stiamo cercando di sviscerarli e di trarre dei motivi di insegnamento. Ecco, mi ha colpito e devo dire che volevo capire, perché alcune cose non mi sono state molto chiare, la macchina della ricchezza o macchina dello Stato. Noi stessi costituiamo parte degli ingranaggi di questa grande macchina. Per ogni azione non etica che commettiamo, un granello di sabbia penetra tra gli ingranaggi, bloccandoli. E poi c'è uno schema, risultato, azione, idee. Ci dica di più. Certo. Sì, difatti i nostri risultati derivano dalle azioni e derivano Parliamo di questa macchina dalle della ricchezza. Cosa si vuole intendere? idee. Quindi è importante però questo concetto, risultato, azione, idee. Sono le nostre idee che dobbiamo cambiare, abbiamo detto prima. L'abbiamo Allora, certo. un'automobile è fatta dalla carrozzeria, poi ha un Da vari motore, poi ha elementi. degli ingranaggi. Beh, la macchina dello Stato, gli ingranaggi della macchina dello Stato siamo noi, i cittadini. Quindi, se noi per ogni azione non etica che noi commettiamo durante la giornata, è come se andiamo a inserire un granello di sabbia in quei ingranaggi, a farla inceppare. Quindi la facciamo ingolfare, creiamo un Quindi percorso è anomalo. importante questo concetto, perché quando parliamo, i luoghi comuni sono diffusi nei bar, ma dappertutto, lo Stato non funziona. Non capendo che magari mezz'ora prima o un'ora prima, tu stesso hai fatto un'azione che non è proprio etica, che hai tentato di bloccare quella macchina e poi magari mi pronunci anche la frase: lo Stato non funziona, dimenticando che lo Stato siamo noi. Faccio un esempio: se io vado al comune per ritirare un certificato, magari ho l'azienda che non può andare avanti perché quel certificato è indispensabile, lui me lo doveva dare in 24 ore, ma massimo in una settimana, ma mi fa aspettare un mese. Lui sta inserendo un granello in quella macchina, farla bloccare. E magari è un nostro parente, un nostro amico, un nostro fratello. Se è uno di noi, è uno dei tanti ingranaggi che sta facendo di tutto e di bloccare quella macchina. Quindi ecco perché i risultati derivano, se l'Italia va bene o non va bene, derivano dalle azioni che noi tutti i cittadini facciamo. E quindi se vogliamo che lo Stato funzioni meglio, dobbiamo cambiare un pochettino le nostre idee. Considerarci sempre causa E e non considerare sempre piangere sugli causa. E effetti. non dare sempre la colpa a un altro.